Harry Maguire. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, come state? Ciao Pierz, Lord Joe, Jean-Claude, stavo leggendomi alcuni commenti fra i quali quello di King Loric. Mi sento vecchio, già passati 3 anni di Spada e Scudo, davvero, buonasera, salutiamo anche il buon mezza, qui sembra la redazione di TGCom24, no? Cioè, c'è quelli dietro che lavorano, è fantastico.
Ciao Beone, ti dedico subito un Harry Maguire. Ciao Pivi, belli tanto. Oggi a Beone gli voglio bene. Oggi gli voglio bene. Buonasera The Real. Niente, no, The Real niente. There is no hockey. Te volevo salutare. Ciao zio Bricco. Buonasera Leta do a Donel Siuski. Buonasera Lele VGC. Ma oggi niente Battespot. Sì, si va in Battespot prima di subito. Vi volevo però un po' salutare. Fatto anche una modifichina al team. Ciao Silar, buonasera a tutti. E niente, domani Luca, quindi domani non ci siamo, ma ci siamo, nel senso che ci siamo alla grandissima in realtà sul canale, comunque, che andrà in scena l'Italian Esports Open, verrà trasmesso proprio qua. Buonasera anche al governo italiano neo insediato, buonasera, buon lavoro. Dado CB96, buonasera anche a lei. Oggi ci giochiamo, cari ragazzi, il team che abbiamo giocato ieri, ma con una piccola modifica. Abbiamo fatto fuori Rillaboom per un altro tipo Elba. Mi dispiace, Tameo. Purtroppo, insomma, ci sono 3 giorni su 4, quindi si è proprio andata male. Abbiamo levato Rilla, messo Amongus, che potrebbe essere un pochino più poliedrico. Vediamo un po' da che punto ripartiamo. Ieri è stata una live meravigliosa, ma tragica. Nel senso, meravigliosa perché abbiamo giocato molto bene, tragica perché abbiamo perso 3 partite veramente con ferro puntato alla tempia. E quindi... Certo, governo, domani ci vediamo. Domani, ragazzi, punto esclamativo Luca, perché abbiamo tutto il programma, mi raccomando. E domani ci vediamo nella chiesa di San Romano, sarà una grandissima giornata con Giorgio Vanni, con i ragazzi del Team Acqua, con il buon Luigi a presentare, insomma, sarà una roba veramente clamorosa. Ripeto, se non riuscite a venire a Lucca, perché vedersela dal vivo probabilmente dà più soddisfazione e più gusto, se non riuscite, no problem, vi sintonizzate su questo canale. Io voglio partire subito, non voglio perdere tempo, giusto Mezza? Harry Maguire. E bene, perché siamo 214 e oggi è l'ultima puntata, l'ultima live di Battlespot. Lunedì faremo Battlespot, ma lo faremo Stranger Spot, quindi oggi è l'ultima serie, ragazzi. Oggi è l'ultima serie. Allora, a Mezza che mi cambia le musine. Mezza, qui c'è un mirror, solo che lui è Rayquaza, io ho Among Us. Cioè è regolare questa cosa. Madonna, Trappultus, magari. È un fan, sì, lo vedo. Questa era pessima. Questa era veramente pessima. Ciao Tarmogoyf, primo abbonato di oggi, 1353. Cari, per questa Gen 9 non vedo l'ora di giocarci, ma intanto iniziamo a lasciare spada e scudo con un bel ricordo. Proviamoci. Io vi dico la verità, me la sento così. Me la sento così. Sono stati 3 anni veramente incredibili, ragazzi, su Spade Scudo. Io mi stavo riguardando oggi anche il canale YouTube. Sono andato negli archivi, insomma, gestione video, no? Per vedere un po' tutti i video che abbiamo fatto e... Boh. Siamo a tipo... 600 video. 600 sono tanti, cazzo. Allora, lui sarà fisico o sarà speciale? Questa è una scommessa che... chiaramente... vorremmo non dover perdere. Assolutamente sì, Zeus. Grazie mille. È vero, ragazzi.
Se Charmy è speciale, sì, sì. Charm Snarl, stavo per farlo, però... Uno potrebbe essere White Herb, dato che lui ha due, come dire, ad alto rischio Sash, che sono sia Wimpy che Kali. Due, Charm, se lui fa la Airstream, non mi fa comunque reggere. E quindi... mi va bene così. Preferisco incassare danno magari su Zac, snarlarlo, cercare di capire e poi entrare dopo. No, ma come Paxolo? Guardi dopo, cazzo. Guarda questa che siamo in diretta, no? Lui, come potete vedere, non va di... questo è fisico, ragazzi. O ha crittato. O tutti e due, Dai, Life Orb fisico. Life Orb fisico, signori. E godo. E godo. E godo proprio. Beh, fisico è onestamente la cosa peggiore, però... Nel senso, a lui questa cosa non interessa. Ciao Crotti, grazie del quarto, grazie mille ragazzi. Dobbiamo un po' risalire la china di questi abbonamenti, cari amici. Io il Quake non è che lo gradisca più di tanto, Però sono abbastanza convinto, purtroppo, che ci arrivi. E non so se lo reggiamo. Brutta, 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 brutta. Life Orb fisico. Ah, vabbè. Vabbè, è come una Quake alla fine. Ha tirato la super efficace. Quindi lui è mixed, ragazzi. Allora, lui ha perso Quasa. Noi abbiamo perso i Veltal. Perché non si regge 50 PS anche se siamo a V. Anzi, cazzo, l'avremmo retto perché l'avevamo snarlato. Ma lui critta! Sium! Si parte bene, raga. Si parte veramente bene. Si parte veramente bene. Si parte veramente meravigliosamente bene. Allucinante. Ciao, Gab. Gab, tesoro mio. Roger è un modo per dire ho capito. Roger, Roger. Ho capito. Significava copy? Allora, lui ha taunt, quindi sento di Whimsicott che peraltro ha più uno speed, serve a un gazzo e quindi dobbiamo subito entrare con il nostro amico Kyogre e fargli vedere chi porta i pantaloni. Allucinante, Però, che vi devo dire? Non posso proteggere perché sono tauntato. Ah, oh, santi numi. Ma io la voglio togliere la ring. No. Tanto lui muore. No, domani no all'anno. Mercoledì. Domani c'è sul canale Italian Esports Open. Raga, io sto facendo una fatica allucinante in questi giorni. Non ho mai fatto così tanta fatica a comunicarvi gli appuntamenti del canale, Come mai? Come mai? Siete distratti in questi... Siete distratti, Cos'è? I fumi di scarlatto e violetto sono questi. Assolutamente, Tarmogoyf. Sono d'accordo con te. Lui non mette Tailwind. Ci charma. Che cazzo di danno è?
Che cazzo di danno è? Siuski? Ah, ragazzoni! Io vi vorrei comunicare un lancio di un nuovo prodotto su Level Up, peraltro fatto 10 minuti fa, ma ne parliamo a fine di questa partita. Beh, lo sei proprio uno stronzo, io con te non ci parlo più. Allora, calma, calma, perché io non so che cazzo di danno è questo qua di tuono, ragazzi. Bravo, bravo, proteggi. Bravo, bravo, proteggi, proteggi. Mamma mia. Mamma mia. Mezza, sai cosa ti dico? No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Stai sentendo? Mi sento imbattibile! Sono fortissimo. Allora, Charm mi sembra useless. Tanto cioè lui piglia Geyser, non rompa il cazzo. Prenderà doppia prova. E questo, come dire, è scritto, proprio ovvio. Eccola lì. La cosa bella, e vedrete che come questo turno culminerà, noi ci cauteliamo da tuono con Light Screen, ma farà para. Scrivetevelo. Noi ci cauteliamo, noi reggeremo questo tuono, ma farà para. Pronti? Para! Ma come? Ma cosa stai dicendo? C'è mezza dietro, ragazzi. Buono, raga. Buona la prima. Buona la prima. Buona la prima. Allora, signori miei, se fate punto esclamativo Level Up New, scoprirete che è stato lanciato sul sito Level Up un prodotto che negli anni, io non lo sapevo, ma è veramente una figata, perché è il calendario dell'avvento di Level Up. Come funziona? È un calendario dell'avvento, cioè tutti i vari campioncini, tutte le cosine. Costa 89 euro. Voi direte, minchia, sti cazzi, eh. Ma abbiamo la promo proprio per questo lancio, che se inserite il codice sconto Pardini per ordini superiori a 79, meno 40%. Quindi è come se avete un meno 40%. E ve l'ho portata, è una figata, c'è un sacco di prodotti, eccetera. Quindi Level Up New. E si vola. Ora dopo ve lo faccio proprio vedere il calendario. Elekhi, Kyogre, Zacian, Zekrom. Aspetta, fatemi mutare un attimo un gruppo, che sennò. Zekrom, It's Rognose. Ecco, questo è uno dei motivi per i quali Among Us può darci una discreta manina, ragazzi. Mezza, ma hai rifatto le musichine, ma sono veramente... Cazzo, questa è bellissima, Mezza. Stammi a casa, Mezza. Proviamo a partire forte noi con Geyser. Vediamo.
Ciao Ciulla, simpatici amici, sono uno, è il buon mezza, è il nostro Void. GTP è stato sospeso, avevamo Luca e quindi, cari ragazzi... Nereki Vialtal, esatto. Elwin Zampillo è godereccio, è godereccio. Il fatto è che lui è Sesh. Vediamo se Dynamax e Vialtal le fa Erzim o se va di Snarl lui. Ciao Ginger! Grandissimo. Ecco, io qui avessi avuto, accidenta a me, Air Impulse, ragazzi, tiravo fuori. Avessi avuto Whimsy 239. Lo so, non sfrutteremo questa Tailwind, però non... Kyogre è il nostro Dynamax. Se avessi avuto... No, Kyogre, scusate, Whimsy 139... Whimsy 139 io vi facevo... Geyser Moonblast. Ma va bene così. Contro Tailwind. Qui qualcuno è forzato a Dynamax a Rilecki? Magari se no fa i Vialtal, vediamo. No, Maurone, non si suba più nessuno. Non si suba più nessuno, Maurone. Eravamo a 1700 a settembre, siamo a 1300. Non si suba più nessuno, Maurone, è finito. Maurone, mi spiace, ma non ti arriverà la pagnotta il mese prossimo, Maurone. Ah, è arrivato! È arrivato il deumidificatore. Grazie mezzo. Ma perché Electroweb? Signori, ha appena crittato questo ragazzo. O è l'Icorb. Madonna, meno male ho messo l'ice cream. Meno male ho messo l'ice cream. E meno male abbiamo evitato Electroweb. Che cazzo di danno è? Ma non esiste questo danno, ragazzi. È fisico, ragazzi. È fisico. Grazie, raga. È fisicissimo. Grazie. Piazzaville. Nulla, ho beccato un... Vialtal al fisico. Ah, avremmo retto. Ok, meno male. Sono rincuorato da ciò. Ma cosa scrive, Mauro? Ma si può incentivare le sabba? Cioè, io... Ma...
Allora, noi qui gli abbiamo bruciato la Dyna, eh? E si rimette anche Tailwinds. Pam 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 pam. Bene, bene. C'è anche XL, no ragazzi. Vi ricordo che potrete trovare, parlo alle signorine, potrete trovare Pietro Xernias, ricordiamolo, no? In quelli Luca Comics. Allo stand di Anime Import, che saprà devolvervi delle statuine, delle statuine. Il buon Pippo! Lui ovviamente non poteva far altro che fare One to Wake Up. Ciao Carbinone! Xella in questo... cosa? Ah no. Mi hanno scambiato per... ah. Mezza, la chat pensa che tu sia Xella. Ma te fai finta di essere Xella. Comincia a fumarmi sul terrazzo buttando cicche un po' a destra e a manca. Eh? Così? Tristi. Allora, la Tailwind a lui è scaduta. Ciao Vittorio Orbi, 42esimo imparati da Vittorio Orbi. Ciao Knight, è ripartito oggi per ordini superiori a 79, però 40% Knight, quindi dacci dentro, dacci dentro. Codice sconto Pardini, ragazzi. Io peraltro, ragazzi, avete presente questi? Ora non so se sono finiti o l'hanno ristoccati. I tè, mezza come sono. Devastanti. Devastanti. Bravo. Ovviamente. Allora, Charm. E te hai rotto tre minchia di tre quarti di minchia, Yertal. Sì, sì, succhia, succhia. Hai ragione, mi devo calmare. Anche scusami. Scusami. Mi lascio non prendere. Non li reggi più questi. No, mi lascio prendere un po' da... cioè, ogni tanto mi lascio un po' prendere da... Ma... Cosmo? Suka. Cosmo, Suka. Anzi. Suka! Cosimo, Suka. Te l'ho fatto fare anche con la vocina, così sei più contento. In realtà è morto. Beh, allora si gode. Allora ragazzi, noi dobbiamo ancora dynamaxare Lollo Italy. Per me merita il VIP. La costanza di Lollo Italy va premiata. Prego. No, come faccio? Come faccio? E poi? Ah, cioè basta far così? Pazzesco, no? Mamma mia. Tecnologia incredibile. No, incredibile. Impossibile. Ma che cazzo vuole Magliar nella mia vita? Ma che non sta buono? Mezza partita Gehis. Grazie mille, LOL. È un tesoro. Sei VIP, amico mio. Meritatamente. VIP Carmine. No, ma non importa! No! Sopra il VIP non c'è altro, amico mio! Beo, tu sei un po' il capitano dei VIP. Ho fatto male. No, qui lui mette Trick Room. Ora io però sono a meno 2 di... No, attenzione, perché la partita non è per niente finita. Grazie, Lollo. Grazie mille.
Allora, il pagamento mi stava dando prima. Vabbè, se si possono rimborsare gli abbonamenti rinnovati? Guarda un po'. Questa sarebbe importante reggerla. Vola. Io non ho più Tailwind, però non lo passo. Maurone! Oh, state pompando questo boosting train, eh? Bravi, bravi. Dio, noi Banfox non era approvato. Urge dei provvedimenti di cimitero. Ah, ma qui, beh, ormai fanno i cazzi. Cioè, qui ormai fanno tutti i cazzi loro. Cioè, capito? Oh, lo puoi anche missare un board strike nella tua vita, uno, eh? Comunque lui che ha più uno speed è più lento di noi. Quindi godo. Ragazzi, siamo a un crit dalla seconda vittoria consecutiva. E io questo ho come l'impressione che non dovevo dirlo. Harry Maguire! Abbiamo evitato? Ah vabbè. Ah vabbè, abbiamo evitato Ball Strike. Ah vabbè. Raga, domani a Lucca Comics, eh? Chi vi vedo, chi vi vedo, chi vi vedo, chi vi vedo, chi vi vedo. Vieni, zuccherino, vieni. Due su due, ragazzi. E un nuovo VIP. Mezza, ma perché ti devi improvvisare Padania Power? Io arrivo sabato. Raga, sabato, mi raccomando, eh. Padiglione, BAC 127, siamo nell'area videogames, ho visto sulla mappa. Allo stand di Sheriff, mi raccomando, eh. Maremma, ladra, cane, impiastrata, alle ore 3. C'è il mega raduno, si fa lì, eh. Forza, eh. M'hanno detto alla banca CR Firenze, lo sai mezza cosa m'hanno detto? M'hanno detto, anche se non hai un conto da noi, dice ti accreditiamo 1000 euro per ogni persona che viene al raduno. Cioè anche se non hai un conto da noi, capito? Quindi venite numerosi, capito? Al Games Week ci sarai Pardo? Sì, fato. Lollo, allora ci strizziamo al Games Week. Certo, Niki Nab, ci mancherebbe. Sono, come dire, il mio pane quotidiano, i malauguri. Ma non è vero. Ragazzoni, ragazzoni, ragazzoni! Punto esclamativo giveaway! Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. E poi c'è anche bella roba lì. Raga, manca 30 secondi al Life Train e due abbonamenti si fa a livello 4, però... Beh, non ho fatto in tempo a dirlo che Mr. Kremis se ne regala 5 e si fa a livello 4. Quindi l'aveva fatto primanzi ancora che io annunziassi tale obiettivo da raggiungere. The Last Witch Hunter, 21esimo. Grazie mille, ragazzi. Mancano 3 settimane, 3, 21 giorni a Scarlatto e Violetto e livello 4. Grazie mille, Mr. Kremis. Grazie mille. Raga, siamo 144. Non è neanche male come... È che ora si perde un paio di partite, quindi... Ciao, Matteo Parker, buonasera. Andiamo, andiamo, andiamo. È difficile, lo sai, Traptus. Però mi garberebbe. Grande, belli. Presto ci saranno news sulla Team Aqua Research Lab. Ciao Edoromi, siamo 2 su 2.
O comunque qui Among Us è subito incredibile. Io se avessi avuto Rilla qui non l'avrei portato, i Veltal mi avrebbe fregato. Invece è Tarantolino, ma è... bisogna farlo tutti, eh. Tutti. Ciao Dizzy. Dove lavora Fedinelli? Domani, domani. Vieni alla chiesa di San Romano domani. Andiamo un po'. Oh, ma se ci trovasse un match... il dottore regala abbonamento a Kremis. Dottore, hai fatto benissimo, perché Kremis piccinino ne ha regalati 5, ma non se l'è fatto per se stesso. Grazie mille, Kremis. 143. Dai, una posizione alla volta. Domenica o sabato, Dizzy? Perché sabato io non l'ho messo nel programma. Dopo il meet and greet, dopo il radunone avversario trovato, io verrò con la borsa di pallacanestro numero 65, ragazzi. Avrò da andare a fare una partita di pallacanestro 5 contro 5 con tutti gli altri streamer. Bellissimo, bellissimo. E lì sono top tier, ragazzi. Evil Talz. Ci siamo, ragazzi. Questo è un partitone, eh. Quella organizzata a Masella, sì. Siamo 2 su 2, Zarkos. Ma per me lo vince l'Inter, invece, Maurone. Non so perché. Per me lo vince l'Inter. A Luca si chiama Fede, sì. State attaccati, raga, al mio Instagram, che vi spiego tutto lì. Lui è una Max. Questo l'ho trovato in battle spot e forte. Beh, io me l'auguro. Che noi non siamo male. Non va di Tailwind. Ed è Life Orb, perché questo è un crit. No, vabbè, raga, però non è possibile. Ma io, cioè, questi sono tutti cazzo di extra damage, crit e Life Orb. Ma è possibile una cosa del genere, ragazzi? Bene, io adesso, grazie a questo suo crit, sono in range. Avrei potuto tirare una Beamoth. Ecco perché è forte, ragazzi. Ok.
Buono. Buono perché così lui non mette Tailwind. E lo portiamo a meno 2. Quindi se entra di Zacian lui mi deve, a meno che non abbia la flare, attaccare di Behemoth Zacian. Ciao Nessuno Channel, grazie mille Nessuno Channel, sei un tesoro. Preferisco sacrificare Zac, raga, ma avere pieno Whimsy. Dico la verità. Tanto lui mi va di Behemoth su Zac. Oddio, mi può anche andare sui Veltal, perché alla fine dice Zacian l'ho... Infatti, dice Zacian l'ho... L'ho portata a meno 2. Sì, sì. Vero, vero. Lo puoi fare. Lo puoi fare. È nelle tue corde. Lecito. Allora, se io entro di Whimsy... Non è che guadagni... Chissà cosa, no? Posso entrare di Kyogre, ma mi piglio Behemoth. Non è mai un crit. Figura, eh. È un po', ma cosa stai dicendo? Perché mai dovremmo. Allora, noi voglio vedere un attimo. 190 per 1,5, 2,80. Lui ci supera più uno se io metto Tailwind comunque. Quindi io direi di fare questo. E questo. Ciao Ref, non sta andando male. Siamo 2 su 2. Questa è la terza, lui numero 64, insomma è bell'altino. Questo turno ci giochiamo tutta la partita. Secondo me lui è doppiato Kyogre. Sono troppo forte a questo gioco, ragazzi, mi dispiace. Io chiedo venia. Chiedo venia, ma... Sono troppo forte. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Troppo forte. Non è forte, è forte. Ma che stai giocando mezza? No, in realtà è mezza che mi sta suggerendo le mosse, ragazzi. Metto il codice sconto Pardini, ma lo sconto non si applica. Come mai? No, si deve applicare in realtà a Knight. Allora, fermati lì. Hai un attimino di pazienza? Sottopongo subito il tuo caso. Io ho un filo diretto con level up.
Hai fatto un ordine superiore. A parte no, dovresti avere tipo 15% di sconto se non fai ordine superiore a 79. Se no, se lo fai superiore a 79, c'hai 40, cazzo. Ciao Fab. Lui non ha Tailwind, vero? E se la metto io. Guarda, mi hanno già risposto, Knight. Mi danno un check subito. Lui protegga pure, a me non mi interessa. JT Revolution, quarto mese. Ci vediamo a Lucca. Molto contento di ciò. Dai, tuono, para. Perché tanto non si può fare altrimenti. Ve l'avevo detto, ragazzi. Noi non riusciamo a fare una partita normale. Quindi vabbè, incredibile comunque. No, no, ma non è incredibile. Io sto in Germania. Ecco, ma glielo dico. Comunque questa cosa, mi dovete perdonare, ma è allucinante. È allucinante. Sì, sì, 30%, che però, cioè, non è, capito? Cioè, avevo il 70% di non prenderlo. Comunque vediamo, se siamo più veloci del suo Kyogre, la mia para fa pari con la Tailwind. Ciao Silvia, grazie mille del 32esimo. Vediamo se noi in virtù di questo reggiamo. Avevamo vinto, Anche crittato, ragazzi. Io non la vinco più questa partita, purtroppo. Ragazzi, mi viene da piangere. Perché lui numero 60, siamo 140esimi. Era il nostro passepartout per la top. Era il nostro passepartout per la top. Era il nostro passepartout per la top. Io cosa volete che vi dica, cari amici? Ale, comunicazione col server interrotta. Avevamo ancora una chance remota, ma ce l'avevamo. Posto. Bene. È ufficiale. Non ci vogliono in top 100. Questa ce l'ha da persa, eh. Dopo para, full para. C'è uno chance. Para, crit, full para e disconnessione. Impossibile collegarsi a internet. Io vi posso garantire che sono tutto collegato, nonché cablato, ragazzi. Il computer è collegato. Non so cosa sia successo. Mezza, a te va tutto, no? Eh? Cosa vuol dire L? Nell'icona qui? Cosa vuol dire quella L accanto alla batteria, ragazzi? LAN? Locale? Ma che...
connessione solo locale. Io sono collegato, ragazzi. Beh, la Switch è collegata allo stesso casottino Switch Ethernet dove è collegato il computer. Il computer, ho appena fatto speed test, stiamo andando a 600 mega, tutto regular. Comunque, è un'altra partita dove sì, siamo senza internet, ragazzi, riesco a comunicare con voi grazie alla telepatia, quindi è una live telepatica questa. Questa cosa dell'incredibile. Ragazzi, avevamo vinto, Numero 60. Vinto. Eravamo in top 100. E non solo non prendiamo i punti, ma li perdiamo. Io non voglio fare l'arrogante, ma nelle ultime 48 ore, se noi avessimo vinto... Cioè, se non avessimo perso le partite che ci hanno passamontagnato, non l'ha ancora contabilizzata. Noi eravamo top 10, ma tranquilli, perché ieri ne abbiamo perse 3 passamontagnate, ma di brutto. Peggio di questa qui, per chi si fosse perso la live. Continuiamo a lottare. ...76. Poi ci sarà qualcuno che dai magari ci batte per no? Ciao OnePlus! Grazie mille del Prime OnePlus. Bentornato. Questo è bello, Il suo team, intendo. Non mi piace quello che sto facendo. Ciao Alberto, grazie al Prime, benvenuto a bordo. Grazie mille, raga. Allora, Leonidark, qua secondo me lui ha un special. Ti dovevo lidare di Veltal. Perché non ho lidato di Veltal? Perché c'ha zero. Non ho fatto male, in effetti. Quanto è quotata la White Herb? Beh, a 12. Sì, Gab, come Arceus. Facciamo una serie con Curolili, peraltro, guarda, quindi... Ah, io non ho portato... si gode, ragazzi. Io non ho portato Among Us come credevo. Ciao Miracle Center.
Allora, se ha Dynamaxato anche lui o è jolly oppure siamo in speed tie, perché io sono 142 speed qui. Ciao Pardo, mi va molto bene All Might. Non vedo l'ora di vedervi domani a Lucca. Domani, sabato. Vediamo, pappa. Vediamo un po'. Knight, mi hanno risposto. Devi andare sul sito italiano per farlo funzionare, anche se sei all'estero. Dai, White Herb, perché tanto la nostra vita è questa. No. Airstream, perché veramente non la gioca a cazzo. No, si sta male. Sì, sì, devi usare il sito italiano, Knight. Quindi passa dal nostro referral e usa il sito italiano. Allora, tanto sgasiamo Zamazenta. Sgonfiamolo proprio. Sgonfiamogli le ruote. Lui farà un gran male di Lightning. No, continua a fare Estium lui. Mamma mia! Ecco, questa è una culo. Questa è culo. Ciao Disma, mi sto perdendo già sotto le coperte. No, aspetta, fermo. Mi sto godendo già sotto le copertine post lavoro ed uni questa ultima live. In più godo un po' perché sono riuscito a trovare un pezzo bellissimo sul Silver. Grande! Sul Silver merita. Grazie mille dei beats, Disma. Ciao Estezzone, 31. Sei riuscito, Knight? No, grazie a te, perché ti sei voluto impegnare pur di sopportarci e usare il nostro. Grazie mille. Ho dato a meno 4, ragazzi. No. Sì. Meno 4 sto zero. No, non male. Non male e tolto. Salutiamo anche Groudon e anche il nostro Whimsy, perché morirà di Ail. Ma c'è il codice per il rental che stai provando? No, ma ve lo regalo a fine live, ragazzi. Ciao Enrico. Carissimo amico, col quale mi unisce un chakra particolare. Allora, io direi Zac. Non abbiamo quei Raff, ma direi Zac. Perché non hai tenuto la rain? Perché volevo killare Bud. E poi perché così mi autocreo l'entry switch. Io sono sotto servendo e lui no. E quindi godo. Ma questa è l'ultima live che fai su Swashy? Allora, è l'ultima live di Battlespot serio, perché lunedì, che è il 31, facciamo live. Quella sarà veramente proprio l'ultima in senso assoluto. Però la facciamo con giratina o si fa una roba halloweenesca. Ciao Spirit Hunter, grazie del 19esimo, amico mio. Grazie, grazie, grazie. Poi il competitivo, certo, si sposterà su Scarlatto e Violetto, ragazzi.
Ok. Gli ridico anche questa cosa. Night. Allora ragazzi, non siamo messi male. Ciao Simo, allora questo è il quarto match. Il primo l'abbiamo vinto, il secondo l'abbiamo vinto, il terzo l'avevamo vinto e siamo stati sculati e poi ci ha disconnessi quando post sculamento potevamo comunque vincere. Questo è il quarto e lo abbiamo vinto. Quindi, non mi stai scocciando per niente, Knight, figurati. Anzi, sono tutti feedback che mi servono. E inoltre ti ripeto, ti ringrazio perché te ne saresti potuto lavare le mani, usare l'altro codice sconto che per te economicamente ti dava gli stessi benefici e invece pur di sostenerci ti stai accollando questo sbattimento, quindi figurati. Ah, Empoleon, in realtà io non ti vedo abbonato, chissà che ti sia scaduta. Allora, signori, buono, buono così, buono così. Ora ci darà quella persa di prima e quella vinta di ora, e infatti siamo solo 138. Ragazzi, credetemi, eravamo forse già primi, perché da 138 prendete 5 partite dove invece che perdere punti li guadagni. Ma vabbè. Ciao Enricone, ma sarà almeno 3-4 settimane che l'ho cambiate, eh? Forse non l'avevi notate. Sono le Sony in zone. Me la mandate la Sony per provarle e... Guarda, le facevo provare anche prima a mezza e... Sono le migliori cuffie che abbiamo mai avuto. Provato. Lizzy. Lollo! Lo zio Lollo! Lollo però, fermi. Mezza. Lizzy. C'era Lizzy, come faceva di cognome... Una Lizzy famosa, Lizzy Maguire. Harry Maguire! Lizzy Maguire. Ciao Roberto, 21 giorni alla godura di Scarlatto, la goduria di Scarlatto. Anch'io non vedo l'ora. Non vedo veramente l'ora, cari ragazzi miei. Bam, 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 bam. Comunque Cali noi non lo riusciamo a portare, raga. Cosa allucinante. Però è così. Questo al signore del tempo e il signore dello spazio insieme. Pensate un po' voi, ragazzi. Grande Lollo. Groudon Palkia. Sono più veloci di Groudon. E più veloce anche di palla. Una cosa ci soddisfa assai. Allora, sì, probabilmente Trick Room. Stiamo attenti a Lizzy Maguire qui, eh. Harry Maguire! Lizzy Maguire! Lizzy Maguire! Esatto. Quindi abbiamo sia... Harry Maguire! Lizzy Maguire! Abbiamo tutto, ragazzi. Abbiamo un canale completo. Morente, ma completo. Dynamax D. Groudon. Godo. White Herb, ragazzi. La White Herb.
E White Herb. E White Herb. E White Herb. E White Herb. E White Herb sicuro, ragazzi. È matematico che sia White Herb. E invece. Buono così. Il nostro stallazio massimo comincia. Ciao, dottore. Quake. A meno 2. 20%. No, no, 20 no, 25. 20. Ciao Federico, grazie, è il secondo mese in questo momento molto difficile per il nostro canale. Non ti preoccupare, grazie veramente comunque del tuo supporto. Cioè lui ha surf. È surf. È surf. Ciao Egido, 28esimo. Ma io ho paura a dirlo, però molto bene. Insomma, abbiamo un win rate altissimo. 100%. Io continuo ad ammaliare Grau, ragazzi, posso? Inutile che mi guardi a... Non ti so aiutare, Gabri, perché non so onestamente, ne so quanto te. Io prendo Scarlatto. Non so... Non so cosa dirti da altri punti di vista, se dico la verità. Allora... Andiamo un po' di cominciare a ballare in rock and roll. Graudon se ne va. Qui chiunque entri, anche di alga, a meno che non sia Southwest, dal geyser, ragazzi, vedrete che macro pigna che prende. Ci sta Strab. Buonasera Puzo. E ciao Pergo, tutto bene ragazzi, tutto bene. Non vedo l'ora domani di essere con voi a Lucca. A non prendere crit dalla gente a meno 3. Meno male. Non missare, stronzo, grazie. Io dico che Dialga muore.
anche se per noi sarebbe quasi buono non morirsi. Certo, Gab. Non muore, ottimo. Certo, Gab, che c'è. Sì, 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 questo è confermato. Sembra di sta sul Monte Corona de. Ti sta di lusso sul Monte Corona. C'è bisogno dell'aria condizionata. Io prenderò violetto. Ragazzi, prendete quello che volete, l'importante è che li preordinate dal canale. No, davvero, se li prendete da Amazon potete anche annullare l'ordine in maniera gratuita e lo rifate tramite i nostri referral link. Io mi cago addosso tutte le sante volte che faccio spaccia al rendo, soprattutto quando palchi a meno 4. Grazie, Knight. Faccio vedere. Te se puoi aspettare, magari ora se non si risolve oggi, si vede di risolvere poi. Allora, cara Lizzy. Sì, Crotti, vai pure. Io volevo prendere Let's Go Pikachu. Io lo devo comprare Let's Go Pikachu. C'ho Let's Go Eevee, la collezione mi manca. Sto scherzando. Tuono parda Groudon. Ah! Lui ha fatto Trick Room, si è tolto la Trick Room e non morire da Sucker e morire di A-Level. Va bene, ok, basta che non scappa via il calendario. Hai ragione, Knight, ma una certa, ma non è per la commissione, ok, più che altro è per risolvere il problema. Fammi un resoconto per loro, Knight, tanto me lo chiederanno. Tu stai prendendo dal sito italiano, ma vivi in Germania. Right? Questa raga ce la dovremmo essere portati a casa, eh? Uso il, come dire, condizionale, ma... Signor Lizzy. Mamma mia, Ice Beam Life Orb, che pigna. Sugli non AV poi. Direi che il nostro Ivelta l'ha fatto un porco di buon lavoro. Non trovate? Lizzy Maguire! Buono, ragazzi. Siuski? 5 su 5 stasera.
Zitti, zitti, non diciamo niente. Zitti, zitti, non diciamo niente. Ora, Lizzie McGuire era abbastanza alta, quindi purtroppo secondo me non guadagneremo granché. Infatti. Concentrati. Una me l'ha scammata. Sì, mi è stata una disconnessione e avevo vinto. Quindi dal punto di vista dei risultati 5 su 5. Poi è persa, chiaro. Lizzie McGuire era quelle Zack e Cody. Ma sai, non mi ricordo. Zack e Cody al Grand Hotel erano. Vediamo un po'. Salvic. Buonasera anche a lei. Mewtwo. Io mi domando e dico perché non hanno messo ancora il tasto forfetta in Team Preview, ragazzi. Io ho paura di queste cose. Ho paura. Posso aver paura? Ragazzi, considerate che se perdiamo abbiamo uno Stranger Teams. Non può andare male. Io un po' di paura me la concedo, il Mike. Io un po' di paura me la concedo. Lui non sono 6 Uber, sono 5, raga, perché Volcanion è evento, non è Uber. Potrebbe avere grado un white hair, potrebbe essere Mewtwo Sash. Ma viene il dubbio che non sia il nostro team, no. Questo non è il team che si è fatto noi. È un team di Cybertron. Kir, dici tutto allora, subito tipo. Dov'è che... Chi è che ha scritto "ci ho giocato prima, è Scarf"? Dragon Dancer! Ah! Si è missato. Vabbè.
buono perché avevamo il full play one. Però sì, Phantom Mizu. Ciao Sid Duster. Grazie mille Sid. Sono sicuro che con Scarlatto e Violete farete salti mortali per... Allora, qui ottimo perché ci prendiamo un più uno. Lui è AV, come potete vedere, con Groudon, perché è a meno 1 e ha preso solo 50. Qui se il nostro Iveltal facesse la kill, io ho fatto quella speciale, però è da 110, vediamo un po'. Dovrebbe, infatti così è buono, perché così abbiamo il più 1, manteniamo il Sash. Volcanion. E Zac. Beh, direi buono, eh. Io vado di Darkness su Zacian, ragazzi, perché se lui mi fa Max Guard con Volcanion mi blocca almeno uno. Vorrei riscattare un Tiziano Fermo, ho paura di essere scannato. Come on. Un po' mi manca. Vediamo quanto gli facciamo a più uno a Volcanion. E insomma, eh. Raga, per me è GG qui, eh. A meno che lui non tiri fuori Max Strike su Volcanion. Ciao Didi! Ci vediamo domani, eh. Ci si dà anche un aiutino. Questo è proprio per darci un aiutino, perché lui ha meno 1 e noi siamo a più 1, quindi questa è una doppia kill. E allora, signori, si vola. Le cuffie si stanno scaricando. Hogwarts, mi piace per mio tu. Mi piace veramente tanto per mio tu. Mist. Cazzo, ma perché non hai fatto Ice Wind? Rosselli. Madonna, ragazzi. Ventiquattro si gode. Stesso team, Luinz e Amongus.
signori, questa è la partita del gaso. Facciamo così, facciamo questa partita con questa e poi dopo mettiamo le musiche del gioco, è vero. A 110 Tarantolino, 7 posizioni, 7. Ciao Fanto, sono le in zone della Sony. Clamoroso. Buone. Mezza, ma guarda Spandi. Tanto Lollo è ricco, capito? Si è montato la testa. Cioè, io non ho parole, ma io non ho parole. Scusa, Lollo. Io veramente sparo. Ieri fa, in attesa di qualcosa di più interessante, me ne vado. Moderatore. Lascia la live. Io non ho parole. Andiamo a prendere i provvedimenti del caso. Scrivi, mezza, scrivi, eh. Mezza, scrivi, eh. Alla fine sono rimasto. Però ormai l'avevi detto, quindi... Quello è il conto. Ballando, posso? Smetto? c'è Luigi! Comunque numero 24, se magari mi concentro, insomma, potrebbe non essere male, come dire. Allora. Progressive Wind, che lui mi ha appena detto che è meravigliosamente Assault West. Meno uno è lui e noi sotto livestream. Ma non mi fai un cazzo lo stesso, lo sai? Qui purtroppo non moriremo. Yes, invece! Godo! Godo! Ottimo! Grazie al crit! Grazie!
Qualcuno ha detto Zampil. Scusate. Ci stava. Mamma mia, signor Chiogre, signor Chiogre. Valerio Pardelli di Striscia il Crittone. Ma che danni sono questi? No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Allora, lui protegge sicuro Zack, però a noi non ci interessa. È talmente alle strette che potrebbe fare la pazzia. Quindi io non doppio Veltal. Inoltre, se mi fa Airstream e mi killa Whimsy, io entro di Zacian, ho l'ultimo turno di Tailwind e ho Vimo. Se non mi killa Whimsy, ho Charm. No, lui che protegge Zacian, io ragazzi ci scommetto la casa. Su questo non... Però... Ci sono delle giocate che sono quelle che peraltro quando i nostri avversari non le fanno proprio per questo motivo, sono sicure, mi fanno incazzare, che sono da fare anche se si sa che l'avversario fa una cosa. Però se io vado di là, ok? Guardate, faccio una cazzata. Ragazzi, lo sapete che questa è la quarta doppia protect di fila che fanno contro di noi? Partita riaperta. Numero 24. Questa è la quarta doppia protect che fanno, eh? Come mai?
Comunque io qui ho fatto un errore, devo fare il light screen. Perché ho fatto charm? Tanto se non fa dopo cosa che muore. Perché ho sbagliato Lilium. Ho sbagliato, ho pensato faccio light screen, quindi ho sbagliato. Però comunque c'è, cioè, è pazzesco. Non so veramente come spiegarmelo, vi dico la verità. Ora, lui ha tutti e due più veloci di me e con un doppio hit mi killa uno o l'altro. La partita vinta, raga. Sapete cosa mancherebbe per condire? Un crit, tipo adesso su Zacian. Una partita non vinta, ragazzi. Di più. Lui ora mi cala la difesa speciale. E poi dopo ci avrà Dark Pulse, Life Orb. Io a meno uno. Una partita dominata. Numero 24. Ed è l'ennesima partita dove ci derubano. Andava fatto Life Skin. Sì, sì, ma comunque non cambiava la situazione. Perché con questi PS a meno uno, anche con Life Skin, sono due hit KO. Ora reggo di poco. Poi c'è il flinching, vero? Non vi dico. Quindi non è comunque annumerabile fra i miei errori. Noi dobbiamo passare oltre. Un flinch del 20% e un origin miss. Doppio protect a partita vinta e crit di sacro e pancio l'ultimo crit contro il 24. Tutti i partiti in un momento, se no avevamo vinto. Era 1v1 finale. Ho capito, ma cioè io, guarda, mi ci viene il groppo perché eravamo arrivati primi noi a ottobre, eh. Cioè, eravamo arrivati primi, capito? Ma ero 110° e ora 150. Sì, ma con tutte quelle che ci hanno passamontagnate ieri e oggi, così, cioè, ho capito, ma eravamo primi, non top 10, primi. Cioè, ragazzi, io non so.
so veramente. Oddio. No, no, quello lo so. Io porterei. Possiamo abituare. Siamo fermati in tutto. Io porterei il certo. Night, ti mando su Telegram la risposta che mi hanno dato al level up, prova un po' a fare così. No, io ragazzi sono alle prese. Io non credo nel soprannaturale, ma comincio a crederci. Comincio a crederci. Ho grado uno gastro. Fa male sotto. Certo, se io avessi fatto Geyser Spora, cioè questa mi sembrava. A me cosa mi impedisce di fare Geyser Spore adesso? Cioè, se questo è il danno sotto Protect, lui mi avrebbe fatto 4 volte tanto. Quindi sotto Rain mi fa il doppio di questo.
Riff of Flair. No raga, non posso farla su Inzi, perché se lui fa... ma ci sta che faccia anche... può aver paura della doppia, capito? Quindi secondo me ci sta anche Maxgard. Anche perché lui non deve perdere Inzi, però... parliamo del niente ovviamente, perché... siccome è la giocata giusta, ma io ho fatto quella che batte la giocata giusta, non la fa. E quindi farà cazzo di cane la Flair. Perché se io vi faccio Sacred più guys e lui perde Inzi... cioè comunque... mi pare... proprio... ah perché qua oh... io mi gioco i crit così invece di fare 35 ho fatto 50. Come sono fortunato, eh. No ma infatti, ma per quale motivo? Strike? No, anche secondo me lui doveva fare strike. E avrei avuto il sub in quel caso, però. Qui io mi prendo un rischio enorme. Io se perdo Zacian probabilmente perso la partita, perché qua non tiro più giù in realtà. Il grado. Io non vorrei. Io non vorrei chiudere la verità. Io vorrei prendermi. Vorrei prendermi la Kitsu Kyogre. Entro con Kali e c'ho Astral Beam. Così. Mi garba di più. Mi garba assai di più. Lui ha davvero fatto Urlo Rabbia? Cioè, ho visto bene, no? Eh? Ha fatto Urlo Rabbia lui? Ok. Cioè, non era un'allucinazione, no? E... no, in realtà qui su Urlo Rabbia ci aiuta tanto, perché se noi perdiamo la Kitsu Kyogre e la prendiamo, noi la Sienta di Kali e abbiamo doppia fila. E io... ora con Zac non faccio Protect, cioè non faccio Beamoth, non faccio Sacred, ok, non faccio Protect perché magari potrei averne bisogno dopo, faccio sub per fallirlo, perché io voglio il più 2, voglio il bocconcino di più 2 in attacco speciale su questo. Ciao Ludovico, secondo mese. E infatti lui qui demorde. Cioè noi stasera non ne perdiamo uno. Grazie mille Ludo del secondo. Non ne perdiamo una nemmeno di pinti, perché sto giocando da 10. Sarei già dovuto essere primo da 40 minuti. Ah, è proprio per cui hai ragione. Hai ragione. Sì, sì. Senta. Guarda Spaddi come dispensa nozioni del sito. Sempre sul pezzo Spaddi, eh. Sempre sul pezzo, bravo, eh. Uno dei migliori moderatori. Grandissimo. Guarda, lì con zio Zlatan, eh. Se Spaddi scrivesse in caps, guarda. Ma perché ti pigli una sedia? Ah, no, ma io... nel senso...
Anche la prossima. Mezza domani dov'è l'evento a Lucca? Chiesa San Romano. Chiesa San Romano. Raccomando. Ma può essere che io ci sia già stato in quella chiesa San Romano l'anno scorso? L'anno scorso? No. No? No, c'è. Non c'era un evento l'anno scorso la Escathedral? No. No? Non è la prima volta. Sì? Mi sembrava di esserci già stato. Pensate, no, pensavo ci fosse già stato un evento, invece. Ah, era piccolo. Sicuramente si può fare. Può essere, eh. No, no, Enrico, io di mezza mi fido. Se mi dice che non c'è mai stato, non c'è mai stato. È stato. Se metto Germano. Voglio mettere le canzoni. Night, ora ti rispondo, eh. Il TA in trasferta, sono arrivati in hotel, tutto a posto. Secondo te stasera faranno Baldoria? Allora, noi abbiamo decretato di... Come dire... Avremo il... Drago Bobby Occhi Rossi. Lo avremo il... Cazzo ridi. Lo avremo il sabato, non domani, domani. Stasera Bobby alle 8 è a letto. Me l'ha promesso. Ho detto che no. Domani ci si sveglia presto. Esatto. Domani cazzo c'è da spezzarsi. Da svegliarsi presto davvero. Ciao Deep! Anche perché mezzo, cioè io voglio fare tante foto. Deve essere bella quella cattedrale. Ah, non l'hai mai vista te? No, non ci sono mai stato. Grazie Deep, grazie mille. Oh, però in The Fog no. Io voglio Roso, Leana, Bede, Marni. Qual è quella bella? Mustard mi casa. Master di casa. Allora, ci siamo. 1295. Ah, non avevo premuto A? Sì. No, ma io volevo Mustard. Mustard 2. Ah, ok. Ragazzi, Mew e Dianzi. Me sento male. Me sento male. Allora, Mew Trick Room è probabile. Qui infatti ci stava bene anche Goose Goose, però va bene. Vediamo, vediamo. Cazzo, bellissimo. Mi sembra veramente di essere tornato a un anno fa, ragazzi. Anzi, a 2 anni fa.
quando uscirono i, a novembre uscirono i DLC. Raga, non ho visto quale dei due Veltal è partito prima Dark Aura. Mi sapete dare un aiuto? Lui va di Trick Room. Ma qui nessuno mette Tailwind, amico mio. Ah, Jing, c'ho allenamento dopo. Credo il suo, sì, forse, insomma, è stato confermato da questo Oblivion. Decisamente il suo, Trick Room. Ma guarda. Nessuno aveva... Full play fa malino, eh. Rimettiamo dentro Gigiotto. Phil, un po' di magone c'è, un po' di magone c'è. Ottimo allora questo. Qui si aspetta Oblivion, ma io continuo a snarlare perché quando mettono Trick Room è importante continuare a urlare dalla rabbia proprio. Lui non è a V. Pardon, ma con l'uscita della Series 14 fa comunque Battlespot. Alfabi, no, Topino. Punto esclamativo. Com'è mezza programma? Programmazione. E scoprirete il nostro programma, molto particolare, molto bello, vedrete che figata, raga. Faremo live nei vecchi metagame. Mezza, quanto è ganzo mettere un command e poi nessuno lo guarda, eh? Meraviglioso. Povera Fabi, povera Fabi. Pippa! No, no, ci dissociamo, povera Fabi. Lo stai baitando. Eh sì, ma stasera sono sono invincibile. Poi però mi critano di sacri. No, beh, ragazzi, pazzesco. Oggi sei bello selvatico, eh? No, no, no. È tutta una questione di... di chakra. Ecco. Lo sai che tipo, no? I Veltal di Oblivion Wing, se non prende Snar, mi fa male a Wimshot. Lo sapevi questo? Comunque ci abbiamo preso 40. Ora lui è a meno 2. Io ho light screen. Però era bellino se era a meno 3. Cioè, così no. Ma, così. Ma perché mi apre nulla? È un po' come quando metti la radio, no? Cioè, a me mi garba sempre mettere su 10, 15, 20. No? A me mi garba averli a meno 3, 6, 9. Sì. Capito? Solo per quello, eh. Solo per quello. No, cioè, onestamente non per altro. Sarebbe bello, sai, mettere un livestream, due livestream. Lo sai che questa è una predict che faccio? Lo faccio Oblivion. Io sono fortissimo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! E il Whimsicott lento e sotto Trick Room attacca prima. E droppa, perché, perché è fortissimo questo Whimsicott. È come me. Merita un vocale anche questo Whimsicott. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Eh? Mi sento imbattibile! Come se avessi fatto un Harley prima, vedi? No, no, ma infatti. È giusto, è giusto.
Allora, io direi che la trick room l'abbiamo, come dire, un po'... No? Ah, ma è stato trick room. Sì, lui è stato trick room in tutto ciò. L'abbiamo, non lo so, così. Secondo me l'abbiamo pseudo... C'è un ultimo turno, Mezzavilla. Lo so, lo so. Lo so. Sarebbe stato bello. Lo so, però c'è l'ultimo. Sei impegnato. Allora. A quando una bella emote di Pardini piccolo. Cazzo, raga, stiamo, insomma, lavorando un po' anche le nuove emote, quindi... Fate pure le proposte, Oh, c'è Zacian, Hai visto? Oh, è forte Zacian, No, è veramente forte Zacian. No, fermo. Qual è partita prima? Però siamo sotto trick. Ottimo. Se mi fa in prison e ha di anzi, Ed è... No, non ha di anzi. Nel senso, nel team. Nel team c'è di anzi. Non vuoi capire. Comunque mi avete convinto, non Dynamax rivelta. Dai. Che Dynamax a rivelta implica che lui abbia in prison. Invece qui lui fa Protect Airstream, cosa che volevamo fare anche noi. Però... meglio di calma, no. Calma. Ho pensato, se lui Dynamax e Velta, Dynamax uno stronzo a -3. Vabbè, si è contento lui. Quindi qui Protect Zac mentre fa Airstream, dai. E invece no. Ti prendi... ti prendi il full play nei dentini. Cinquantino. Io che ho creduto. Comunque, mossa meravigliosa quella di non cagare, no? Che ne pensi, Mezza? Come la trovi? Mezza quasi senza testa, esatto. È lui. Io invece sono senza culo. Ma pienamente senza culo. Aspettiamo che il nostro avversario guardi bene cosa abbiamo messo. Sai aprire? Ma te pigia tutto. Allora, lui è a -3, quindi io mi aspetto un crit, raga. Zio! Grazie Bergamellone. Oh raga, domani seguitevelo, dalle ore 11 un evento clamoroso, credetemi. Ci si è lavorato in tantissimi e in questo, ragazzi, di Milano ho fatto anche un lavoro incredibile. Allora, facciamo i Velta allora. Ciao Knight, grazie mille. Stiamo ancora lavorando al tuo problema, Knight. Non sei messo benissimo, secondo me. Devo dynamaxare io, Finch. I have to dynamax, Mr. Quincy.
Ciao Budiulo. Vieni a dare un bacetto in live, vieni. Vieni a dare un bacetto in live, ragazzi. MRK8, quello che scrive tutte le stronzate in live è lui. Non è vero. È lui. Questa è quella fisica, eh. Mezzo. Com'è? Viaggiato? Non toccarmi il supremo Mr. Brondi. No, io Brondi non lo tocco. È l'inventore del telefono coi tastoni, lui. Uno. Due. È lui, eh? Infatti. Marchino, ragazzi. Lui ha meno 77 da Taco Social. Lui non si immaginava che noi riuscissimo a killare un Kyogre con Geyser, ma spiazze, è quello che abbiamo fatto. Sium! Signori, stasera undefeated virtualmente, se non succedono cose turche vinciamo sempre. Oh, fortissimo. Cosa stai facendo? Cosa stai... Ma perché qui? Cosa? Bravo, Marchino, bravo. Fai bravo. Oh, ragazzi, top 100, eh. Top 100, ragazzi, eh. Dai, su. No, soldi, non te lo regalo. 94, ragazzi. Come l'anno di quando è sceso in campo Silvio. Per ora cambiamo musichetta. Peony, Calyrex, Calyrex, Glastier, Calyrex 2 Gaza. Calyrex 2 Gaza. Ragazzi, ci credete che eravamo primi? Perché mettete 5 partite rubate, diventano... è come se ora da adesso in poi se ne vincesse 10. Vabbè. No, da qualche parte io non lo metto un dubbio, soldi, magari non a casa mia, ecco. 4-6-2. Nartromiu, ma che è sta cosa? E attenzione a Tornadus. Tornadus, che può essere rognoso, eh? A me però questa apertura qui, Gaza, ragazzi, Gaza, piace tanto. Come fa a non piacere? Che bellina anche Among Us con la nostra Koba, però va bene così. No, Lollo, no più su. Eravamo già prima, però conta il risultato, chiaramente conta, come dire... conta il campo e quindi sti cazzi, però insomma sono orgoglioso perché 2 giorni fa eravamo a 1400 e non ci siamo abbattuti, abbiamo dato grande prova di resistenza mentale, di resistance. Questo io sono contento, di questo sono molto contento, dovete darmene atto. Ma Lollo, ma se pensi che abbiamo beccato 24, 30, 28. Quindi... E chi è che suona il campanello? Sì, ragazzi, un porto di mare. Casa è un porto di mare. Ah, sì, questa me la ricordo, è bellissima. Questa la alzo, raga. Mamma mia, che ricordi questa host qua. Sì, batti, dormano tutti da me. Di certo li mando a dormire a Luca a 600 euro a notte, sti ragazzi.
E perché proprio Ally Switch? Secondo voi io perché ho fatto full play nella slot di Zac? A parte vabbè, ora mi fa play roll e parliamo del niente, però. No. Cioè uno deve giocare in questo meta Mew solo per fare Ally Switch, no. Johnny è in Shao. Lui aspetta Tailwind. Io non faccio. Quindi vediamo se mi attacca o se mette Trick Room. Perché se mette Trick Room ci fa in realtà un favore. Cortesemente, la giochiamo con attenzione. Ma è del mestiere questo? Siuski? Occhio perché non è per niente facile, raga. Mew Ally Switch. Ci stiamo lavorando. Sai cosa ti dico? Punto esclamativo giveaway! Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Mm? Sì, sì, sono fortissimo. Grazie, amore. Cosa ha fatto? Ah, sì, perché ho fatto Snarl, ho messo Light Screen e quindi è fisico. Lui ha tolto Trick Room. Ha detto, non mi sembra una grande idea. Metti la Trick Room, togli la Trick Room. Ora si mette la Tailwind perché lui ci ha un po' rotto il cazzo, eh. Ora rifà Trick Room e Sucker Punch. Sarebbe meraviglioso. Lui ha Ally Switch, Trick Room, Helping Hand e... non lo so, raga. Non lo so. Io lo so, raga, che lui è fisico, però faccio Snarl. Perché così se fa Ally Switch... almeno. Proviamo dalle palle. E qui lo dobbiamo, come dire, solo per ringraziare, perché... non so con chi entrare, però entrerò con Chiovere, va. Non lo sapremo mai, e meglio così, ragazzi.
Tanto anche lui entrerà di Hyoge. No. Ottimo. Ottimo. Abbiamo imparato a giocarlo. Ciao Zetsune, procede molto bene, ma veramente molto bene, siamo virtualmente a punteggio pieno. L'unico problema è che niente, c'è Marchino Brondi qui che è arrivato e quindi insomma rompe le balle, no? È lì che guardate, alleggia per a questi gesti, veramente. Ah, vabbè. Veramente. Molto bene, raga. Stasera abbiamo dimostrato tanta forza mentale. Un saluto a Gengis Khan. Fuzzone, domani la banda della tarla invernale si ricompone, eh? Gengis, Giovanni, il team Acqua. Cioè, l'unico che manca sei tu, eh? Io non dico nulla. Vergognati. Vergognati. Ci divertiremo tantissimo anche per te. Allora, io sono andato di Hailstorm perché voglio togliere dalle palle questo Tornadus, che sicuramente sarò Zesh. Manco anche io. Dizzy, ma intendevo di quelli importanti. Ippa. Sentite, sentite che rumore che fa Marco Brondi. Ciao Morlaccone. Anche oggi mi sono dimenticato di chiamarti. Chiedo scusa. Chiedo scuro. Va bene, dai, vinta anche questa. Next. Forza. Se è l'ultima live, tornato da Luca, cosa si fa? Vi mangio la testa perché non fate punto esclamativo programma. Cosa hai portato? Quelli alla zucca? Ne posso prendere uno, crudo? Facciamoli vedere al pubblico. Mi deliziano con i tesori delle loro terre. Un applauso a questa ragazza che sopporta una banda di sudaticci nerd in odore di Lucca Comics. E per in odore intendo in di pessimo odore. Poi la donna, ragazzi. Cazzo come sono buoni. Non mi chiedi! Vai a te! Ma io ovviamente. Sì, sono quelli di Mantova. Buonissimi. Alla zucca. Semidolci, buonissimi. È un PS perché Kyogre dice: io col cazzo e muoio. Io sono Kyogre e voi non siete nessuno. E io ringrazio me stesso per essere resistito a un PS. Andiamo avanti. Puttana miseria, ragazzi, eravamo primi veramente. Guarda, ma se non ho capito male, visto che il giorno era ieri, posso permettermi un auguri. A Franci? Ma certo, ragazzi. Ieri ha compleanno di Franci, sì, sì. Ieri ha compiuto 18 anni. No! Allora. Però bene, ragazzi. Bene, sono contento. Purtroppo mi sa che difficilmente nel tempo che ci separa dalla conclusione di questa live raggiungeremo la prima posizione, però per come è andata direi. Guardalo.
Lo sapevi, Finiarel, il nostro morlaccone, un grande appassionato di Pokémon, di piscine e di meditazione. Lizzy, la pezzone ti ha sculato? No, Piergi. Lizzy l'abbiamo sculacciata. Laurin! Brutto lui, eh. Brutto. Minchia, brutto lui. Lui non ci piace. Ragazzi, lui non ci piace per niente. Mamma mia, no. No. Non ci piace, ragazzi. Non ci piace. Io non so cosa abbia in testa, ma non ci piace. Allora, o si fa Whimsy Veltal, oppure si sfodera Amongus. Io ho paura della fisicità di quel Regieleki. Dello Charmo. No, ti scordar mai di me. Ma se io porto Kali che mi gasa e dynamaxiamo i Veltal, Muscoman 14esimo, un cavallo 1370. Raga, ce la facciamo a fare 1400 fino alla fine della live? No. Ciao Fardo, cosa ti mancherà di Swashy? Allora, a essere onesti, tante cose. Ciao Gianlucone! Ci si vede, questi giorni, mi raccomando. Tante cose perché, comunque, chiaro, Dynamax, quello che volete, dai, Talonflame e Lex, però... Qui, ragazzi, bisogna... Ci ha avuto anche tante cose positive, insomma, se siamo in tantissimi qua, vuol dire che no. O sono un fenomeno io, oppure il gioco, magari. Ragazzi, io... Non lo so. Non so se fare Charm. Potrebbe... Avrebbe senso essere Assault Vest, come no? Allora, la cosina bellina di questo Whimsy contro quel Talon è che abbiamo la possibilità di reggere l'eventuale dual Wingbeat, perché siamo bulky fisici. Domani sono dalle ore 11 alle ore 18 circa, nella chiesa di San Romano c'è un mega eventone. Diciamo il contatto più umano, perché poi domani sarò su un palco, per carità, poi a fine... O anche durante, quando posso, io lo sapete, scendo sempre in mezzo a voi per salutare a foto, un cazzo e un altro. Però, diciamo, probabilmente forse è meglio venerdì... sabato, pardon. Grazie, Topo. Scusatemi se mangio, ragazzi, anticipatamente, ma ho allenamento dopo. Whimsy evita il tuo Whimsy, ragazzi. Dovremmo stare retto, eh. Però. Guardiamo un po'. È fisico. È fisico, ragazzi. È fisico. È fisico. Oppure no. Oppure Modest, Lifeguard. Comunque, due Wingbeat evitato. Avremmo retto, ma avremmo avuto 20%. Quindi va bene così. Allenamento di briscola? No, vado a una gara di cassole. Chi più cina, più cassole in mezz'ora. Ah sì, bello, eh. Cioè, perché non ci credi? È così, eh. Vabbè, non ci credere, sono vero.
Io per Regilechi non lo supero. A meno che non si sia convinti che sia Modest. Non metto Tailwind perché lui potrebbe mettere Trick Room. Attenzione, Astral. Io sono Light Screen AV. Vediamo se ho ragione. Se no, bravo lui, eh. Non avevo pensato a questa giocata. Ma non potevo pensarla, onestamente. Sono fortissimo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Cioè, anche mentre mi nutro. Saremmo dovuti arrivare a questo team un po' prima, cazzo. Raga, ma se dessimo il vero addio lunedì? Comunque lui secondo me è fisico, raga. Come lui è fisico. Perché a questo punto, se va come va, potremmo... Lui fa airstream ora. Ah no, neanche. Bravo. Cioè, potremmo veramente salutarci in una buona posizione che... Ora, lunedì sarà... Però se si continua a giocare così, cazzo, non temiamo nessuno, eh. Non ho visto, ha fatto airstream lui, vero? Mi sembra di sì. Mi pare di sì. Strike? Ah, godo. Lui ha preso il meno uno. Meno due addirittura. Non è vinta, ragazzi. Non ho Tailwind, sì sì. Ho visto, ragazzi. Basta, è un 50-50. E lui tanto ora fa Electro e più Beamoth da una parte o dall'altra. Vediamo cosa succede. No, va di Assurance. Niente, Electro. E allora qui, signori miei, qui, signori miei, si fa una bella cosa. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Qui abbiamo avuto culo con un dual wingbit evitato, eh. Ci ha aiutato. Qui si fa una cosa. Guardiamo come ci... Doveva essere stasera l'addio, però... Però... Ora, non giocheremo domani, dopodomani e domenica. Quindi, verosimilmente, ci ritroveremo lunedì, l'ultimo giorno, probabilmente in top 150. E... Io vi dico... Lunedì voleva essere l'ultima con uno Stranger, live... Ma a questo punto vi do appuntamento domani a Lucca. Seguite il mio Instagram per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo, Chiesa di San Romano, domani dalle 11 in poi. Ragazzi, domani è un evento veramente imperdibile. Poi abbiamo, grazie Topino. Poi abbiamo sabato invece
il radunone alla Fondazione CR Firenze, l'area videogames, padiglione Bacchettoni, è a nell'area videogames, ragazzi, è a est di Lucca. Domani, peraltro, alle 11 su questo canale si comincia a streamare, ma io direi a questo punto lunedì, per quanto ci concerne proprio il nostro stretto, il nostro battle spot, diamo l'addio allora lunedì. Diamo l'addio lunedì. Doveroso. Doveroso. Siamo in un'ottima posizione. Due giorni fa eravamo 1.400. Abbiamo dato una grandissima prova. Lunedì però vi voglio tutti, eh. Lunedì non c'è impegni, scuole. Lunedì vi voglio tutti. Post Lucca, così parliamo anche di Lucca. Signori, grazie mille per il vostro incommensurabile supporto. Io stacco un pochino prima perché domani sarà una lunga giornata. Poi ora perché mi preparo e vado all'allenamento. Quindi... dai, molto contento. Un bacione ed un abbraccione. Ci vediamo domani a Lucca Comics. Vi aspetto numerosissimo. E questo è Marco Brondi, che è ancora sobrio. Ciao ragazzi. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile!